Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. In questa presentazione cercherò di mostrarvi in circa un'ora, avvisatemi nel caso in cui caschi tutto, Stefano mi avviserà in qualche modo con altri mezzi, ma spero che ciò non accada. Ecco, cercherò di mostrarvi il mondo di Wikidata, brevemente come nasce, come si è evoluta e che cosa si può fare oggi con Wikidata, in particolare per quanto riguarda l'ambito del controllo di autorità. Allora, io sono su www.wikidata.org. Wikidata è il più giovane dei progetti Wikimedia, è nata poco più di 8 anni fa, è nata il 29 di ottobre del 2012, poco prima che io cominciassi a modificare Wikipedia. Quando ho cominciato era il 20 di dicembre del 2012, quindi Wikidata era appena nata. Ecco, Wikidata è il più giovane dei progetti Wikimedia, ha dunque 8 anni ed è un database libero con oltre 90 milioni di elementi che chiunque può modificare. Ora, Wikidata ovviamente nasce come sorella minore di Wikipedia, la ben più nota Wikipedia. Qui vedete, sono su www.wikipedia.org e qui vedete i progetti le edizioni di Wikipedia con il maggior numero di voci e se scendiamo nella pagina possiamo vedere anche una lista di tutte le altre versioni di Wikipedia che sono ormai più di 300 nelle diverse lingue a seconda del loro numero di articoli, di voci. Ora, le diverse Wikipedie hanno al momento, a quanto mi risulta, più di 55 milioni di voci, che sono comunque meno dei 90 milioni di elementi che ha Wikidata. Ogni Wikipedia ha una comunità tendenzialmente diversa e questo implica che ovviamente gli argomenti coperti dalle diverse Wikipedia siano in parte diversi tra loro, ma c'è una vasta serie di argomenti che sono presenti in più Wikipedia. Adesso facciamo un esempio. Se io cerco la voce sull'Università di Pisa, che attualmente frequento, di Wikipedia in italiano e la apro, questa appunto è la voce. Questa voce è presente in, lo vediamo qui sulla sinistra, oltre 40 lingue di Wikipedia. Vedete, qua ce ne sono 10 che sono selezionate sulla base più o meno della mia posizione geografica e sulla base della mia posizione geografica. Le altre sono nascoste e le posso visualizzare entrando in questo link, in questo tab. Ora, perché nasce Wikidata? Allora, quando io ero un giovane wikipediano, nel 2012 Wikidata era appena nata, giravano due famose coppie di immagini che adesso vi mostro. Le vedete in questa pagina, vedete una prima coppia relativa agli interwikis e una seconda coppia relativa agli infoboxes. Quando io dico interwiki intendo i collegamenti tra le diverse Wikipedie e quindi appunto questi collegamenti qua sulla sinistra. Quando parlo di infoboxes, su Wikipedia si chiama infobox quella tabella che vedete lateralmente, che vedete lateralmente in molte voci, la vedete in voci su città, su comuni, a volte su persone, ad esempio gli sportivi, i cantanti. Questa tabella che serve appunto a fornire delle informazioni di base schematiche su una determinata entità. Bene, perché serviva Wikidata? Partiamo dalla cosa più semplice, gli interwikis. Ecco, e abbiamo davanti questa coppia di immagini. Immaginate che ognuno di questi punti rossi sia una voce di Wikipedia relativa ad uno stesso argomento e io devo far sapere da un determinato punto, che mettiamo sia Wikipedia in italiano, che ci sono altre 6 Wikipedia che hanno una voce sullo stesso argomento. Prima di Wikidata, l'unico modo per far sapere questo era che io dicessi da Wikipedia in italiano che c'erano tutte le altre, che mettessi una lista all'interno del codice della voce che linkava a tutte le altre. E vedete quindi questo schema molto complesso. Ogni Wikipedia doveva linkare ad ognuna delle altre. Quando una nuova Wikipedia veniva ad avere una voce relativa a quell'argomento, serviva che ognuna delle altre recepisse questa informazione. E ovviamente per voci particolarmente diffuse, questo era particolarmente dispendioso in termini di modifiche fatte da programmi automatici che andavano manutenuti, tenuti aggiornati, e il sistema era molto macchinoso. Wikidata fa una cosa semplice, che nella sua semplicità però è rivoluzionaria, e cioè da un punto centrale, cioè Wikidata, io so tutte le Wikipedie che hanno una voce su uno stesso argomento. Lo possiamo verificare andando in modifica collegamenti. Se io entro in modifica collegamenti,
ottengo una lista di tutte le 41 Wikipedia che hanno una voce sull'Università di Pisa. Io posso andare su Edit, cioè Modifica, e se una nuova Wikipedia viene ad avere una voce su questo argomento, la aggiungo, qui metto il codice linguistico, immaginiamo l'asturiano, potrei avere qua da scrivere una voce, poi andrei su Publish, che si illuminerebbe nel momento in cui io scrivessi una voce effettivamente esistente, e tutte le Wikipedie recepirebbero automaticamente l'informazione che è nata una voce sull'Università di Pisa su Wikipedia in asturiano, senza che io debba andare a modificare tutte le singole Wikipedie. Questa è la prima rivoluzione che Wikidata compie, cioè centralizzare i collegamenti tra le diverse Wikipedie. La seconda è ancora più ambiziosa, e passiamo agli infobox. In questo infobox relativo all'Università di Pisa, vedete che c'è scritto che l'Università di Pisa si trova in Italia, a Pisa, e che, ancora vediamo qua sotto, ha come rettore Paolo Maria Mancarella e ha circa 50.000 studenti. Ecco, questi sono dati, in parte sono dati statici, ad esempio l'Università di Pisa verosimilmente rimarrà a Pisa per il prossimo futuro, se no non si chiamerebbe più Università di Pisa, ma alcuni dati invece sono mutevoli nel corso del tempo. Il rettore è un dato mutevole, gli studenti sono un dato mutevole, così come se parliamo di un comune, è mutevole il numero di abitanti ed è mutevole il sindaco. Ecco, questi dati sono mutevoli e 40 Wikipedie hanno infobox di questo tipo. Ora, se il dato muta, è chiaro che in italiano verosimilmente l'aggiornamento sarà più veloce, ma su Wikipedie più piccole o diciamo che hanno comunque un minor numero di utenti interessati ad una voce del genere, che so, Wikipedia in cinese, ma anche Wikipedia in catalano o in arabo, potrebbe accadere che le informazioni rischino di rimanere obsolete. E questa è la situazione rappresentata nella seconda coppia di immagini. Prima di Wikidata, before, vedete che le singole Wikipedie potrebbero avere un dato, il dato sostanzialmente è il quadratino, vedete il quadratino verde chiaro e il quadratino verde scuro. Potrebbe accadere che ci sia un quadratino verde chiaro e che quindi ci sia un dato aggiornato, un quadratino verde scuro, cioè un dato meno aggiornato, o addirittura che il dato manchi. Vedete che qui ce n'è una che il dato non ce l'ha. Ecco, dopo, che cosa succede? Tutte le Wikipedie possono prendere quel dato aggiornato da un punto centrale, cioè Wikidata, e se su Wikidata il dato è aggiornato, automaticamente tutte le Wikipedie lo recepiscono e quindi si ha un aggiornamento automatico in tutte le lingue. E quindi appunto la centralizzazione dei dati permette a Wikidata di mantenere aggiornate tutte le Wikipedie contemporaneamente, ma non solo tutte le Wikipedie, addirittura anche i siti esterni a Wikipedia. Wikidata va oltre la sua utilità per i progetti Wikimedia ed è del tutto aperta all'esterno. E questo anche grazie alla licenza in cui i suoi dati vengono rilasciati. Se voi siete in una qualunque pagina di Wikidata e scendete fino in fondo ad essa, vedrete questa dicitura. Tutti i dati strutturati del namespace, dei namespace principale e proprietà che vedremo, le SEMA Identity Schema non ci interessano in questo momento, ma comunque sappiate che esistono, sono disponibili in licenza CC0, Creative Commons CC0. Se io entro dentro la licenza, vedete che la licenza CC0 non è altro che la donazione al pubblico dominio. Io garantisco a chiunque di poter utilizzare questi dati liberamente, in modo del tutto libero, vedete? Puoi copiare, modificare, distribuire e anche performare l'opera, anche per scopi commerciali, anche senza chiedere il permesso. Io posso creare un sito che usa dati di Wikidata senza chiedere il permesso di Wikidata, senza citare Wikidata, perché i dati non hanno copyright, i dati sono liberi, non sono sostanzialmente delle opere che richiedono l'originalità dell'ingegno umano e quindi di fatto i dati sono liberi. Tutti i dati che io inserisco su Wikidata possono essere utilizzati da chiunque, all'interno o all'esterno dei progetti Wikimedia. E quindi andando oltre questa utilità, che era un'utilità inizialmente interna, vedete, from a service to Wikipedias, era un'utilità interna ai progetti Wikimedia, Wikidata velocemente ha cominciato ad essere un punto di riferimento fondamentale anche all'esterno. E questa, diciamo, era la primissima parte della mia presentazione, una parte storica che spiega perché Wikidata è nata, perché era utile per i progetti Wikimedia e perché appunto si è successivamente aperta. Adesso passiamo ad una parte, diciamo, fondamentale, cioè
vedere come è strutturato un elemento di Wikidata. Innanzitutto però una piccola cosa, che non è neanche piccola. Wikidata, abbiamo detto, è un progetto multilingue. Anche qui nella pagina principale si vede free, multilingual, open, collaborative. Qua ci sarebbe structured, qui sulla destra. Wikidata è multilingue, però voi vedete tutto in inglese. E vedete, qui in cima c'è una linguetta che dice English, e però mi dice appunto, io posso mettere anche altre lingue di display, o addirittura anche altre lingue di input, ma per fare questo bisogna loggarsi, bisogna entrare in un account. Quindi questo, diciamo, è il primissimo di tanti motivi che oggi vedremo per consigliarvi di avere un account su Wikidata. Voi potete leggere Wikidata, potete modificare Wikidata anche senza account, come, e questo vale anche per Wikipedia ovviamente. Tuttavia, avere un account vi consente di avere molte più funzioni per quanto riguarda la modifica, a partire banalmente dal fatto di settare la lingua che vi interessa di più. Quindi, se volete creare un account, potete andare su Create Account, vi si chiederà banalmente un nome utente e una password, l'email è opzionale, io la consiglio fortemente perché è l'unico modo per recuperare la password nel caso la perdiate, quindi consiglio anche la mail, poi vi si chiede questo captcha per vedere che non siate dei bot e potete creare il vostro account. Io adesso farò il login, quindi farò il login. Ed entrerò. Vediamo un po' se ci riusciamo. Allora, hola! E sono entrato in Wikidata. Adesso si sta ricaricando, ho addirittura un messaggio che guarderò in seguito, così mi tolgo questa iconcina. Perfetto, adesso sono entrato in Wikidata, vedete che già adesso ottengo l'interfaccia tutta in italiano. È possibile che passando ad una lingua diversa dall'inglese qualcosa vi resti non tradotto. Questo è, tra virgolette, normale, nel senso che su Wikidata tutto è traducibile, ma non è detto che tutto sia già stato tradotto. Quindi ovviamente se vedete qualche cosa in inglese è perché, diciamo, è possibile tradurlo nella lingua che più vi interessa, ma nessuno l'ha ancora fatto e potete anche essere voi stessi a farlo, di solito il modo per farlo è sufficientemente chiaro. Ok, ora che siamo entrati in Wikidata, ecco, voi potete passare ad una lingua diversa con un semplice click. Vedete qua c'è una lista di lingue, voi potete anche cercare la lingua che vi interessa, e vabbè, il famoso asturiano che dicevo prima ad esempio. E se voleste potreste passare a qualunque lingua con un semplice click e tornare alla lingua precedente con un altro semplice click. Molto bene. Adesso vedremo un esempio, questa qua la possiamo chiudere, vediamo un esempio di un elemento di Wikidata. Questo lo vedete ancora in inglese perché la pagina l'avevo aperta prima di loggarmi, io adesso la aggiorno e aggiornandola vedete che risulta tutto in italiano e che io risulto loggato. Ora, un elemento di Wikidata ha quattro parti, fondamentali che adesso vedremo. Innanzitutto vedete che è l'interfaccia in italiano, vedete che qui c'è un'etichetta leggi, io sono su leggi, e c'è un'etichetta cronologia. Nell'etichetta cronologia vedete tutte le modifiche che sono state fatte in questo elemento, principalmente sono io, perché negli ultimi tempi l'ho modificato io, però sotto ci sono anche modifiche di altri utenti, credo. Molto sotto ci sono anche modifiche di altri utenti. Ci ho lavorato un po' per rendere questo elemento adatto a mostrare tutte le cose fondamentali, che si potevano mostrare in un elemento. Allora, vedete che non c'è un'etichetta modifica, vedete leggi, etichette che è un'altra cosa, e cronologia, non c'è modifica, mentre se siamo su Wikipedia modifica c'è, come? Anzi, ce ne sono addirittura due, modifica Wikitesto. Vi chiederete perché non c'è modifica? È vero, questo elemento può essere modificato da chiunque anche senza registrazione. Semplicemente Wikidata non ha un'etichetta di modifica in cima per il motivo che, essendo Wikidata strutturata, non è possibile fare una modifica che, diciamo, riguardi l'elemento nel suo complesso. Bensì bisogna modificare le singole parti. Ogni singola parte dell'elemento di Wikidata può essere modificata a sé stante, può essere modificata di per sé, ma non si può modificare l'intero. Quindi adesso vediamo le singole parti. Allora, la primissima parte di un elemento di Wikidata è questa tabellina che vedete incorniciata in grigio, che è la tabella che contiene etichette,
descrizioni, e questo anche conosciuto come, che sarebbe a dire gli alias, i famosi alias, cioè le forme varianti del nome. Ognuna di queste etichette descrizioni alias è specifica per le diverse lingue. Io ne vedo 6, perché questo è sostanzialmente l'impostazione che ho settato. È piuttosto facile settare le lingue che vi interessa vedere. Oggi forse non lo mostrerò, a meno che magari non venga chiesto nelle domande, perché diciamo non è proprio la primissima cosa fondamentale, però diciamo si può fare in modo piuttosto facile settare le lingue che vi interessano. Io posso anche vedere altre lingue con questo tastino, tutte le lingue inserite, vedete che me ne compaiono altre di lingue, sono ancora poche, stiamo ancora a meno di 20 lingue, però astrattamente io ne posso inserire ancora altre. Io posso inserire etichette in più di 300 lingue e per fare questo appunto il tab etichette è quello che si usa. Allora il tab etichette, se non sbaglio, si attiva nelle preferenze. Io posso andare su modifica e inserire un codice linguistico come il famoso asturiano e potrei inserire l'etichetta in asturiano volendo. Potrei inserire l'etichetta in asturiano, a quel punto comparirebbe anche l'etichetta in asturiano. Cosa sono etichette descrizioni alias? È molto intuitivo, però brevemente ovviamente va detto. L'etichetta è la forma del nome che si considera la più corretta, la più diffusa, quella sostenuta da fonti più attendibili in una data lingua. La descrizione dice brevemente che cos'è l'entità, quindi che cos'è l'entità con cui abbiamo a che fare. Di solito per le persone si mette l'occupazione e il paese di cittadinanza o comunque l'etnia, la nazionalità. A volte si mettono anche le date di nascita e di morte. Gli alias, cioè anche conosciuto come, sono forme varianti del nome utilizzate in quella data lingua. Più alias ci sono, ovviamente, più è facile reperire l'elemento. Quando io cerco un elemento nella barra di ricerca, la barra di ricerca tiene conto anche degli alias. Se io cerco Giovanni Ecchio, ottengo il rimando a Johannes van Eyck. Ma anche se io cerco un alias in un'altra lingua o un'etichetta in un'altra lingua, paradossalmente potrei fare l'esempio con l'etichetta in giapponese. Se io cerco l'etichetta in giapponese nella barra di ricerca, mi trova comunque Johannes van Eyck, perché la barra di ricerca tiene conto delle etichette e degli alias in qualunque lingua. Molto bene. Questa è la prima parte dell'elemento. Etichette, descrizioni e alias, ciascuno proprio di una lingua. Passiamo alla seconda parte dell'elemento. Questo lo vediamo dopo, quindi lo chiudo. Passiamo alla seconda parte dell'elemento, le dichiarazioni. Le dichiarazioni mi dicono in forma strutturata che cos'è questa cosa che l'elemento riguarda, che cos'è l'argomento di questo elemento. La prima dichiarazione, le dichiarazioni hanno un ordine fisso, impostato a priori, quindi se voi aggiungete una nuova dichiarazione e poi ricaricate la pagina, questa dichiarazione andrà a assumere la posizione che le è stata assegnata a priori. Ok, la dichiarazione più importante, la prima, è sempre l'istanza di, la famosa P31, vedete che mi compare P31. La istanza di mi dice esattamente che cos'è questa cosa, se è un umano, un edificio, un libro, un comune, uno stato, mi dice che cos'è. Poi seguono altre dichiarazioni, ad esempio appunto il sesso o genere, prenome. E poi appunto, vedete, per gli umani sono ovviamente fondamentali data e luogo di nascita, data e luogo di morte. Ora io mi soffermerò, e poi ce ne sono altre, mi soffermerò un pochettino sulla data di morte, perché vedete che abbiamo diversi valori di questa proprietà che sono stati assegnati appunto perché c'è una divergenza tra le fonti. Ecco, questo particolare caso, che non è frequentissimo, però accade un certo numero di volte in realtà, mi permette di mostrare alcune caratteristiche peculiari di Wikidata. Allora, vedete che il primo valore che io ho qui sulla data di morte è XVII secolo con data limite inferiore 1616. Cosa significa data limite inferiore? Significa che il limite inferiore di questa affermazione è il 1616, cioè che Johannes van Eyck è morto nel XVII secolo dopo il 1616. Ecco, questo, vedete, questo pezzettino, data limite inferiore 1616, lo vedete un po' più in piccolo rispetto al XVII secolo e un po' rientrato sulla destra.
Questo qui è un qualificatore. Il qualificatore serve a dare una precisazione alla dichiarazione che io faccio. Quindi dichiarazione, data di morte, XVII secolo, qualificatore, data di vita inferiore, 1616. Anche questi qua che vedete qui sotto, come motivo del superamento dell'asserzione e condizioni della fonte possibile, sono tutti casi di qualificatori. I qualificatori sono una caratteristica di Wikidata che permette di rendere più precisa una dichiarazione che, fatta semplicemente nella sua forma brutale, diciamo, sarebbe non pienamente precisa. Il qualificatore mi permette di precisare. Un'altra cosa fondamentale, forse ancora più dei qualificatori, sono ovviamente i riferimenti. Tutte le dichiarazioni presenti su Wikidata possono, e anzi in generale dovrebbero, specie in alcuni casi, dovrebbero sempre avere uno o più riferimenti a loro sostegno. I riferimenti sono fondamentali, possono essere riferimenti a siti internet, lo sono molto spesso per comodità, ma anche riferimenti ad opere scritte, a video, a qualunque fonte attendibile. In questo caso il riferimento, ad esempio, vedete, è a 1000 anni di scienza, che per sapere che cos'è posso aprire, ad esempio, in un'altra scheda. 1000 anni di scienza è un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e ha come identificativo, in particolare 1000 anni di scienza dichiara questa informazione all'interno di una sua specifica voce, che è questa voce che si chiama FanEC, che io posso aprire, e vedete che l'informazione c'è dopo il 1616. Bene. E poi c'è una data di consultazione, cioè io ho consultato il sito in data 6 novembre 2020. L'ho fatto io, quindi me lo ricordo, ma se no, diciamo, l'utente che ha inserito questo riferimento ha consultato il sito in data 6 novembre 2020. Questo ovviamente per i siti internet è importante perché mi permette di sapere questa informazione quando è stata consultata, nel caso in cui poi il sito si sia modificato o sia addirittura abbia cessato di esistere. Ognuna di queste dichiarazioni quindi ha un riferimento. Vedete, ognuna si possono aprire e chiudere questi riferimenti. Vedete un'altra cosa interessante. Qui sulla sinistra ci sono questi tre pallini. Qui è evidenziato il pallino centrale. Se io ci passo sopra ottengo classificato normale. Qui è evidenziato il pallino in basso, classificato sconsigliato. E qui il pallino in alto, classificato preferito. La classificazione è un'altra caratteristica importante di Wikidata. Quando io ho delle fonti che dichiarano cose diverse tra loro, io posso dire quale di questi dati è il più corretto o il più aggiornato. È chiaro che questo dato, cioè 1620 condizioni della fonte possibile, condizioni della fonte possibile significa che è un'informazione che viene data in via teorica, cioè che è un'ipotesi fatta da uno studioso. Uno studioso ha ipotizzato che Johannes van Eyck sia morto nel 20. È più corretto dire così che non dire semplicemente che è morto nel 20 circa o che è morto nel 20 e basta. È più corretto dire che è morto nel 20 secondo, appunto, secondo un'ipotesi. E questo lo afferma il Dizionario Biografico degli Italiani, che è in assoluto la fonte probabilmente più attendibile tra tutte le altre che invece sono presenti negli altri valori che questa dichiarazione assume. Quindi questa è la dichiarazione più precisa, quindi ha classificato preferito. Le altre hanno classificato normale, perché comunque, diciamo, sono dichiarazioni che hanno una precisione discreta, non sono, diciamo, le più aggiornate, non sono le migliori, però comunque non sono neanche del tutto false, perché comunque io non ho la certezza che il Dizionario Biografico Italiano mi dica l'unica verità possibile. Altre fonti, magari leggermente meno autorevoli, ma non necessariamente sbagliate, possono sostenere cose diverse. Invece, vedete che in un caso, cioè questo, sono proprio convinto che ci sia un errore nella fonte citata. L'errore è quello del Gemeinsame Normdatei, cioè il controllo di autorità tedesco. Perché è un errore affermare che sia morto nel 1616, perché in realtà il 1616 è semplicemente l'ultima data in cui si sa che fosse vivo, ma nessuna fonte ci dice con certezza che sia proprio morto in quell'anno. E io con Wikidata posso indicare che c'è un'informazione che è errata, che un'altra fonte proprio smentisce. Perché allora la registro in Wikidata? Sia per evitare che qualcuno la reinserisca in futuro, motivo molto banale ma in realtà molto pratico,
sia per dare proprio al lettore l'informazione che un'informazione del genere è sbagliata, che comunque è sempre meglio che non dire niente. Il fatto che Wikidata possa registrare anche informazioni errate o banalmente obsolete è un'altra forza di Wikidata, che appunto non si limita a registrare diverse soluzioni possibili, ma permette anche in modo piuttosto sofisticato di dare un giudizio motivato sulle diverse informazioni che registra. Poi, in generale, contrasti tra fonti di solito non ce ne sono, e se vedete, quasi tutte le dichiarazioni hanno come classificato il classificato normale. Il classificato normale è quello che si usa più o meno sempre, nel 90% dei casi. Però, appunto, Wikidata permette anche di dare un classificato preferito o un classificato sconsigliato, che in associazione con i qualificatori e le fonti ci danno ovviamente la grande precisione che Wikidata permette di raggiungere in un elemento fatto bene, come appunto con un po' di lavoro manuale si può fare. Poi scendiamo, qui ci sono una serie di altre dichiarazioni, scendiamo ancora più giù, queste due cose che ho passato in mezzo le vediamo dopo. Passiamo alla terza parte dell'elemento. Abbiamo visto le etichette descrizioni alias, abbiamo visto le dichiarazioni. Negli identificativi, terza parte dell'elemento, noi non andiamo ad ottenere informazioni sull'entità in questione, ma otteniamo informazioni su quali siti hanno informazioni sull'entità in questione. Cioè, io posso da Wikidata linkare una vastissima gamma di siti, che se non sbaglio sono almeno 5.000, ma mi pare che siano anche di più, e comunque chiunque può proporre nuovi identificativi. Se io ho un sito di una biblioteca, o un sito di un'enciclopedia online, o un sito di un database relativo a lettere presenti in un epistolario che è stato digitalizzato, o qualunque altra cosa che sia fatta sufficientemente bene, io posso proporlo come identificativo di Wikidata e potrò successivamente usarlo in tutti gli elementi in cui mi serve. Ecco. Wikidata linka una vastissima gamma di identificativi. Anche gli identificativi hanno un ordinamento standard che è stato deciso abbastanza recentemente. In base a questo ordinamento standard, il primo che viene messo, a parte in realtà, diciamo, a parte gli standard ISO tipo l'ISBN per gli elementi delle edizioni dei libri, ad esempio. Però, diciamo, negli elementi delle persone, il primo identificativo ad apparire è sempre il VIAF. Virtual International Authority File, che in teoria dovrebbe avere un solo identificativo per Johannes van Eyck come per qualunque altro umano, purtroppo ne ha 5. Ecco, Wikidata aiuta ovviamente a rinvenire problemi nei siti che linka. Vedete che infatti la nostra Wikidata un po' si lamenta. Questa bandierina vuol dire che in realtà non dovremmo avere 5 VIAF, ne dovremmo avere uno solo. Il fatto che ne abbiamo 5 indica che Wikidata sa che in questo caso il VIAF verosimilmente ha un problema, che si spera che il VIAF risolva vedendo appunto ciò che Wikidata fa. Questa è ovviamente appunto un'altra delle cose che Wikidata permette di fare, cioè trovare errori nei siti che linka, errori o comunque imprecisioni, come ad esempio duplicazioni nei loro ID. Andiamo avanti, sotto il VIAF vediamo tutti i membri VIAF, vediamo la Vaticana, la Biblioteca Nazionale Francese, quella tedesca che ha due identificativi, anche qua una duplicazione, NKC, cioè la Repubblica Ceca, NTA, Paesi Bassi, anche qui una duplicazione su cui Wikidata si lamenta, IDREF, Biblioteche Universitarie Francesi e WorldCat a chiudere la serie. Sotto questi identificativi dei membri VIAF vediamo gli identificativi che non sono membri VIAF, che sono anch'essi molto importanti, anche perché spesso sono fonti utili, ad esempio per mettere una fonte alle date di nascita e di morte. Le date di nascita e di morte possono avere come fonte un identificativo di un controllo di autorità, ma possono avere anche come fonte un'enciclopedia o un dizionario biografico. Un dizionario biografico di solito ha anche una qualità superiore. Abbiamo ad esempio il Biographisch Portal van Nederland, quindi un sito biografico dei Paesi Bassi. Abbiamo l'identificativo del CERL, che è un consorzio di biblioteche europee. Abbiamo Mille anni di scienza in Italia, che è un sito che è quello che abbiamo visto prima. La Treccani Online, il dizionario biografico degli italiani. E a chiudere l'Unione Romana Biblioteche Scientifiche,
che è un'unione di biblioteche che ha il suo catalogo, che non è un membro VIAF, ma che invece attraverso Wikidata può aggiungersi a questo, a questa galassia di identificativi di diverse biblioteche, ma anche di diverse fonti, insomma, fonti di riferimento. Attraverso questo, attraverso Wikidata, anche l'Unione Romana Biblioteche Scientifiche può appunto partecipare a questa galassia di identificativi. Bene, ultima parte dell'elemento è qua sotto, è quest'ultima parte qui, questa qua sotto, e cioè i link alle diversi progetti Wikimedia. Quindi abbiamo 6 voci di Wikipedia in diverse lingue, abbiamo tra gli altri siti abbiamo link a Commons, quindi file multimediali, poi degli altri progetti Wikimedia nessuno ha una voce su Johannes van Eek, almeno al momento, e quindi ovviamente gli altri siti vedete che appaiono con 0. Ecco, in fondo appunto abbiamo i link ai diversi progetti Wikimedia. Quindi, riassumendo, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto etichette, descrizioni e alias, che appunto ci danno informazioni di base, nonché le diverse forme varianti del nome e la forma del nome principale nelle diverse lingue. Abbiamo visto le dichiarazioni, abbiamo visto gli identificativi appunto dal via fin giù e abbiamo visto i link ai diversi progetti Wikimedia. Queste sono le parti di un elemento di Wikidata. Tutte queste cose si possono vedere in altre lingue, come ho detto. Io passo da italiano a una qualunque di queste lingue e più o meno tutto si può tradurre in lingue diverse. Molto bene. E questa era la parte, diciamo, di presentazione di un elemento di Wikidata. Adesso passiamo invece alla parte più specificamente relativa al controllo di autorità attraverso Wikidata. Innanzitutto mostro questa pagina, Wikidata Wikiproject Authority Control, che è una pagina che appunto potete banalmente trovare cercandola così nella barra di ricerca. Se io la cerco nella barra di ricerca, appunto giungo a questa pagina, anche se nella barra di ricerca non è case sensitive, quindi anche se mettete quelle minuscole la trovate comunque. E questa pagina, diciamo, raccoglie una serie di informazioni relative al controllo di autorità attraverso Wikidata. Da qui poi avete link ad altre pagine, informazioni specifiche su certi aspetti, insomma, qui sono raccolte una serie di risorse utili che poi potete vedere da voi. Comunque, le cose più importanti le dirò io adesso, quindi appunto, questa pagina la potete usare comunque come punto di riferimento fondamentale, abbiamo cercato di migliorarla recentemente, quindi dovrebbe avere una discreta utilità. Adesso invece vedremo alcune cose specificamente. E per vederle usiamo come esempio una specifica proprietà, che qua vedete in inglese, adesso la ricarico e la vedete in italiano. E cioè l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce, che è appunto il catalogo di Stefano. Ecco, questa proprietà appunto è la P5739. Qui vedete stiamo parlando di una proprietà, e quindi mentre gli elementi hanno direttamente come indirizzo www.wikidata.org/wiki/direttamente il codice tipo Q42, Q tutti Q, vedete insomma una serie di Q, le proprietà hanno come indirizzo property 2 punti e poi la P, appunto perché parliamo di un namespace, cioè diciamo di una suddivisione di Wikidata diversa. Abbiamo da un lato gli elementi, dall'altro le proprietà. Bene, le proprietà hanno anch'esse alcune parti, si dividono in alcune parti. Allora io ho etichette, descrizioni, alias nelle diverse lingue, ovviamente, come negli elementi. Abbiamo un tipo di dato, che in questo caso è identificativo esterno. Quindi sappiamo che questa proprietà è un identificativo esterno, cioè che punta a un sito esterno, comunque a una risorsa esterna a Wikidata. E poi abbiamo delle dichiarazioni che ci spiegano il funzionamento di questa proprietà. È una proprietà per controllo di autorità per persone, è una proprietà per controllo di autorità fatta da una biblioteca, è relativa al cattolicesimo e alla Chiesa Cattolica, si trova in Italia, è emesso dalla Pontificia Università della Santa Croce, ha come oggetto il catalogo della Biblioteca della Pontificia Università della Santa Croce. Poi vediamo alcuni esempi dell'uso di questa proprietà, vedete alcuni esempi, appunto persona con associato l'identificativo. Poi abbiamo una serie di altre informazioni su cui al momento sorvoliamo e poi ecco abbiamo i vincoli. L'ultima parte di una proprietà sono i vincoli e in particolare ci interessano due vincoli, i primi due, il vincolo valore singolo e il vincolo valore unico. Cosa sono questi vincoli? Il vincolo valore singolo mi dice
Se tu sei in un elemento di Wikidata, non dovresti trovare più di un solo, di un singolo identificativo di questa proprietà. Se io ho un elemento che ha due identificativi della Pontificia Università della Santa Croce, è verosimilmente un problema. Un problema tendenzialmente della Pontificia Università della Santa Croce, non di Wikidata, che registra questo problema, di modo che poi si spera venga risolto. Il vincolo valore unico, invece, unico o univoco, significa una cosa diversa. Se io ho due elementi di Wikidata, non deve accadere che questi due elementi abbiano lo stesso identificativo della Pontificia Università della Santa Croce. Se no c'è un problema. Tendenzialmente il problema è che questi due elementi vanno uniti e quindi ci sarebbe un problema su Wikidata. Poi vabbè, un terzo vincolo interessante è il vincolo formato, che mi dice quale dovrebbe essere la forma dell'identificativo, cioè se l'identificativo è solo numerico, è alfanumerico, quante cifre ha, quindi mi dà delle informazioni il vincolo formato su la forma che questo identificativo dovrebbe assumere. Molto bene. Questi tre vincoli, che sono quelli più importanti, poi vabbè ce ne sono anche altri, ma in generale servono meno, almeno per quanto riguarda l'ambito degli identificativi esterni, sono vincoli che appunto permettono a Wikidata di controllare se i suoi dati sono corretti, ma anche se, ad esempio, i dati dell'entità a cui sta facendo riferimento sono dati che possono essere migliorati, perché ad esempio, appunto, se c'è una violazione del vincolo di valore singolo, è probabile che ci sia un duplicato all'interno del catalogo a cui noi stiamo facendo riferimento. Come possiamo verificare se ci sono violazioni dei vincoli? Passiamo alla pagina di discussione della proprietà. Nella pagina di discussione della proprietà abbiamo moltissimi link utili, che adesso vedremo, perlomeno vedremo alcuni di questi. Se io scendo in questo box azzurro, arrivo a un certo punto a questo link, che è Database Reports Constraint Violations P5739. Questo link in cui adesso io entro è una lista delle violazioni dei vincoli. Constraint Violation è la forma inglese, perché constraint significa vincolo, violation è violazione. Questa è una lista delle violazioni dei vincoli aggiornata, diciamo, ogni settimana con uno scarto di una settimana. Se voi vedete nella cronologia, vedete che c'è un bot, un programma automatico, che la passa ad aggiornare all'incirca ogni settimana, a volte anche un po' più di ogni settimana, cioè a volte diciamo ci mette anche un po' più di tempo, anzi a volte sono anche due settimane direi, aggiornandolo ai dati della settimana precedente. Ecco, questa è una lista relativamente statica, vedete abbiamo 28 violazioni di valore singolo e abbiamo 6 violazioni di valore unico. Queste sono appunto violazioni che vengono registrate periodicamente e che io posso comunque posso andare a vedere questa lista periodicamente per poi andarle a correggere, che è un metodo possibile. C'è anche un altro metodo. Se io voglio sapere in diretta, cioè in tempo reale, quali sono le violazioni dei vincoli, posso scendere ulteriormente. Qui vedete i simbolini delle diverse dei diversi vincoli. Vedete il vincolo di valore singolo e vedete il vincolo di valore univoco, che sarebbe appunto il valore unico. Valore unico o univoco è una dicitura, diciamo, intercambiabile. E vedete questi link. Lista delle violazioni a questa condizione. C'è il link al database report che vi ho appena mostrato, ma il secondo link è questo Sparkle. Allora io apro Sparkle e lo apro anche sulle violazioni di valore unico. Apro anche questo Sparkle. Sparkle non è altro che l'interfaccia di query di Wikidata. Qui stiamo vedendo il Wikidata Query Service. Avete una query già precompilata, molto complessa, io non la saprei compilare una cosa del genere, troppo complessa per me, però voi basta che la avviate con il tastino qui sulla sinistra, io adesso la avvio, avvio anche l'altra, che è più semplice, e la query è velocissima, di solito, specie una, cioè, oddio, dipende ovviamente da che cosa fate, però le query sono piuttosto veloci. Qui vedete che in 3267 millisecondi ha trovato 26 risultati di violazioni e ce li avete già qui, proprio in diretta, così come l'altra query ha trovato 6 risultati di violazioni in appena 1198 millisecondi. Quindi, per vedere quali sono le violazioni di constraint della proprietà che vi interessa, che può essere un utile modo per poi fare delle correzioni nel vostro sito, ad esempio, avete o i database report che sono aggiornati, diciamo, periodicamente,
oppure potete vedere proprio in diretta attraverso queste query già precompilate. Molto bene. Che cosa si può fare con le query? Mostriamo molto molto brevemente che cosa si può fare con le query. Adesso ne chiudo una e chiudo anche quest'altra. E invece vi mostro un'altra query che c'è qua in cima, che è una query molto utile. Vedete la query current uses, su cui sono già entrato. Poi tutte queste query qua di fatto hanno una qualche utilità. Ce ne sono anche altre precompilate. Tutte queste qua sono tutte query precompilate, tutta questa lista qua. E sono tutte query che hanno una qualche utilità. Io adesso vi mostro current uses perché, diciamo, è una query ovviamente fondamentale. Questa query semplicissima mi mostra tutti i casi in cui questa proprietà viene utilizzata. Mi mette il limite di default a 1000, ma io posso togliere questo limite, banalmente lo posso togliere. La query ci metterà un pochino, quindi adesso l'avvio con calma e la lasciamo andare. E intanto vi mostro altre due cose, poi ci torno sopra quando ha finito di andare la query. Vi mostro brevissimamente due modi interessanti per visualizzare i dati di Wikidata. Aggiorno queste pagine. Vi mostro una prima cosa carina, e cioè la traduzione dei dati di Wikidata in linguaggio umano, che è una cosa, diciamo, ovviamente ancora in corso di progettazione, però ci sono già dei buoni risultati. Ci sono già dei buoni risultati. Adesso forse mi si è bloccato lo schermo. No, ce la fa. Bene. Allora, vedete questo link che ho sulla sinistra, Resonator? Questo è un link che ho attivato nelle preferenze, poi vi mostrerò come si fa. Questo link a Resonator, adesso io apro Resonator, imposto lingua inglese anziché italiana perché in inglese funziona meglio, e sostanzialmente Resonator è un tool molto carino che traduce i dati di Wikidata in linguaggio umano. Funziona ovviamente meglio con l'inglese, ma il concetto può essere applicato a qualunque lingua. È chiaro che sull'inglese è stato fatto un maggior lavoro. Ecco, vedete, questa è una traduzione di Wikidata, di alcuni dei dati di Wikidata in linguaggio umano. Vedete, qua vedete una serie di forme del nome di Douglas Adams. Vedete, la traduzione in linguaggio umano ha solo un piccolo bug, che è questo. Vedete, Jane Belson viene mostrata, Jane Belson viene mostrata due volte tra le mogli, però a parte questo, diciamo, funziona molto bene. E ovviamente, diciamo, come si può fare in inglese, con un po' più di lavoro si può probabilmente programmare anche per altre lingue. Questo è uno dei tanti usi dei dati di Wikidata che si possono fare. Ne mostro anche un altro, e cioè Carlo V d'Asburgo, che è la persona ideale per mostrare un albero genealogico. I dati di Wikidata si possono tradurre in alberi genealogici. Ancestors è un tool che fa la traduzione in albero genealogico. Adesso si carica. Ecco, qui vedete l'albero genealogico di Carlo V fino ai bisnonni. Lo posso ovviamente ingrandire, non ingrandire. Per ognuna di queste persone mi mostra il nome, che io posso mostrare, vedete, lo sto mostrando in italiano, ma lo posso mostrare anche in inglese o francese o qualunque altra lingua. Mi dà il sesso con questo simbolino e poi mi dà data di nascita e data di morte. E se io clicco su uno qualunque degli altri personaggi, ad esempio Ferdinando d'Aragona, a sua volta mi dà l'albero genealogico. Lui di default me lo carica in inglese, questo è vero, lo vedete che me lo carica in inglese, ma se io voglio lo posso facilmente passare a lingua italiana o a qualunque altra lingua, e in questo modo appunto ottengo l'albero genealogico tradotto nella lingua che mi interessa. Ed è una funzione anche questa, specie per alcuni tipi di persone, ovviamente, come appunto i re e i monarchi, è una funzione molto utile. Quindi anche questa è un possibile uso dei dati di Wikidata molto carino. Adesso chiudo anche questo e torniamo alla query, che nel frattempo ha finito di correre. E la query mi ha trovato 50.926 risultati. Molto bene. Questa è proprio una query semplice in cui mi sta mostrando l'elemento, l'etichetta dell'elemento e il valore dell'identificativo. L'etichetta io gli ho chiesto di mostrarmela in italiano, oppure, se non c'era l'etichetta in italiano, in inglese. Vedete, la dicitura it virgola a significa mostrami l'etichetta italiana, se non c'è quella italiana mi mostri quella inglese. Questa è una query semplicissima. Cosa posso fare? Posso fare, ad esempio, aggiungere una condizione. Posso aggiungere una condizione e dirgli mostrami tutti gli elementi che hanno l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce, togliendomi quelli che hanno l'identificativo VIAF. E allora vedrete che il numero cala drasticamente, perché ovviamente quasi tutti gli elementi che hanno l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce hanno l'identificativo VIAF. Vedete, i risultati calano a 206.
e quindi in questi 206 casi o il WIAF non ha un identificativo oppure qualcuno non l'ha ancora aggiunto e va semplicemente aggiunto. Sono casi che sono interessanti magari da analizzare singolarmente per vedere un po' se si può fare qualcosa, se il WIAF manca veramente oppure se invece si può aggiungere, eccetera. Posso aggiungere ancora altre condizioni. Posso dirmi, mostrami tra questi elementi solo quelli che hanno una data di nascita e solo quelli che hanno sia la data di nascita sia la data di morte. Allora sto aggiungendo data di nascita e data di morte, vedete? Le aggiungo così. Poi gli chiedo anche di mostrarmele, gli chiedo di mostrarmi sia la data di nascita sia la data di morte. Faccio ripartire la query e la query a questo punto mi dà 66 risultati. Quindi abbiamo 66 elementi con identificativo della PUSC che hanno sia la data di nascita sia la data di morte. Posso anche ordinarli per una colonna. Ci sono dei piccoli problemi di visualizzazione, per cui ad esempio questa data ha una precisione al secolo, mentre la visualizzazione me la mostra come se fosse 1 gennaio del 700. In realtà questo qua non è 1 gennaio del 700, ma se io entro all'interno dell'elemento potete vedere che la data di nascita è VII secolo, quindi in realtà appunto c'è un piccolo problema di visualizzazione che credo in futuro molto breve verrà risolto, però appunto questo non vuol dire che il dato sia scorretto, semplicemente è la visualizzazione che lascia un pochino a desiderare. Però appunto vedete che è uno strumento potentissimo, tutte queste cose si possono scaricare in JSON, in TSV, in CSV, in tabella HTML e pure in immagine SVG. Tutti i dati delle query si possono scaricare. Le query sono aggiornate in tempo reale, vedete, è aggiornata alle 15:54 e 56 secondi di oggi e io alla query posso aggiungere ancora altri dati, posso aggiungere ancora mille altre condizioni e posso fare analisi estremamente complesse. Posso vedere quanti scrittori italiani dell'Ottocento hanno l'identificativo del PUSC, quanti scrittori dell'antica Grecia hanno l'identificativo del PUSC. Quanti, oppure posso ad esempio fare un'intersezione tra due identificativi, posso chiedere quanti elementi hanno sia il PUSC sia l'identificativo di URBS di cui abbiamo parlato prima. Allora ci metto l'identificativo di URBS, metto value true per esempio e gli chiedo di mostrarmi value true, faccio partire la query e otterrò anche qua alcune migliaia di risultati. Posso fare ad esempio l'intersezione tra due identificativi, sono 6.271, perfetto, e qua vedete valore dell'identificativo del PUSC e valore dell'identificativo dell'URBS di URBS. Molto bene, questo per quanto riguarda ciò che si può fare per mezzo delle query. Ora vediamo un'ultima parte molto importante, cioè ciò che invece vi serve non tanto per visualizzare i dati quanto per modificare in modo più agevole Wikidata. Allora, ci sono due modi in cui potete migliorare la vostra interfaccia di modifica. Entrambi questi modi presuppongono che abbiate un account, altro motivo per farvi un account. Il primo modo passa attraverso le vostre preferenze. Io entro in preferenze e vado nella sezione accessori. Da accessori ci sono una serie di gadget che potete attivare. Ne mostro giusto alcuni che sono particolarmente importanti. Merge, che vedete che sta in cima, serve per unire diversi elementi. Serve per unire diversi elementi, siccome capita o di creare duplicati per errore, oppure di banalmente anche di trovare qualche duplicato, ogni tanto capita, merge vi permette di unirli in modo estremamente facile. Ci sono tutte le istruzioni comunque, e poi è estremamente intuitivo. Poi scendiamo, ne mostro alcuni altri che sono particolarmente importanti. Ecco, vabbè, Resonator è quello che vi aggiungeva il link diretto a Resonator, se vi interessa. Ancestors è quello che aggiunge il link diretto ad Ancestors, ok. Ma poi soprattutto mi importavano due gadget, che sono Duplicate References, che permette di copiare un riferimento da una dichiarazione ad un'altra, quindi se usate una stessa fonte, sia per dire che un personaggio è nato in un tal giorno, sia per dire che è morto nel tal giorno, potete copiare il riferimento da una dichiarazione ad un'altra. Current date è carino perché nel momento in cui mettete che avete consultato un sito in una certa data, cioè oggi,
Current Rate vi compila direttamente la data di consultazione come la data di oggi e quindi vi risparmia qualche secondo, che è sempre una cosa utile. Questi, diciamo, sono i principali gadget che potete attivare attraverso le vostre preferenze. Quando avete messo tutte le spunte, adesso io ve lo faccio vedere, ne metto una in più giusto per, andate su Salva, qui c'è il tasto Salva, e salvate le vostre preferenze. Dopo che le avete salvate, questi gadget saranno subito attivi e li vedrete nel mentre editate Wikidata o nel mentre la visualizzate banalmente. Ecco, questo è ciò che si può attivare per mezzo delle preferenze, che è però relativamente poco. Ci sono molte cose estremamente utili che non si possono attivare attraverso le preferenze, ma che richiedono un passaggio leggermente più complesso. Adesso ve lo mostro. Andate nella vostra pagina utente. La vostra pagina utente è linkata qui, a fianco alla vostra icona dove vedete l'utente. Voi avrete un link rosso, perché la vostra pagina utente non esiste ancora, se non l'avete già creata, non esiste ancora. Nella vostra pagina utente potete mettere tutto ciò che vi serve, potete mettere dei link che usate spesso, potete mettere degli elementi che vi importano particolarmente, potete mettere chi siete, potete fare quello che volete, in sostanza, nei limiti del buon senso, ovviamente. La pagina utente, appunto, è un buon luogo per raccogliere una serie di link che usate spesso. Questo è uno dei modi in cui io la uso. Vabbè, io la uso anche in modo un pochino eccessivo, forse, però, diciamo, qua c'è tutta una serie di link che io ritengo utili a vario titolo a me. Se andate sulla pagina utente di Stefano, che è questa, user2.bargioni, vedrete un po' meno link, ma comunque anche Stefano ha messo qua una serie di link che riteneva, ad esempio, di usare spesso. Vedete. Bene, io sono sulla mia pagina utente. Dalla barra dell'indirizzo, vedete la barra dell'indirizzo qua in cima, io aggiungo uno slash common.js e schiaccio invio. E vi ritroverete anche qua, voi vi ritroverete su una pagina vuota, faccio un esempio. Voi vi ritroverete su una pagina che sarà ad esempio user esempio/common.js. Vabbè, qua mi dice che l'utenza esempio non è registrata, ok. Però diciamo, voi vi ritroverete su una pagina che sarà vuota e la dovrete creare. Voi andate a creare la pagina, cosa fate? La cosa che io vi consiglio di fare, perché è probabilmente la più semplice, voi copiate tutto ciò che sta in questo riquadretto grigio, proprio fate copia, prendete tutto questo bel testo, lo copiate proprio pari pari e lo incollate e salvate. In questo modo, dal mio Common.js. Quindi voi aprite questa mia pagina, aprite la vostra pagina che si chiamerà user 2 punti, il tuo nome utente, /common.js, proprio esattamente così. Mi raccomando, qui la minuscola è importante, non scrivete common maiuscolo, se no credo che non funzioni. Proprio esattamente così, /common.js. Una volta che avrete incollato e salvato questo, avrete attivato una serie di gadget che vi possono essere particolarmente utili. Adesso ne vedremo alcuni. E li vedremo tra pochissimo, perché prima vi mostro un'ultima cosa che dovete conoscere. In questo caso si tratta di uno strumento che è su un sito proprio, che è su https://mix-n-match.toolforge.org. Se voi cercate su Google, credo che sia il primo risultato. Facciamo una piccola prova, mix and match. Se io cerco su Google mix and match, mettete mix and match Wikidata. Mix and match Wikidata è sostanzialmente il... Vabbè, allora, potete banalmente entrare sul primo risultato, che è l'elemento di Wikidata, e dall'elemento di Wikidata poi scendete e arrivate su questo link. Vabbè, anche il primo vi rinvia al secondo. Il primo vi rinvia al secondo, entrate su questo link, insomma, ed è questo. mixandmatch.toolforge.org. Molto bene. Adesso ritorniamo su quello precedente che si era già caricato. Che cos'è Mix and Match? Mix and Match è un sito molto molto potente
che è stato fatto da una persona meritoria che è Magnus Manske, che ha fatto anche una valanga di altre cose per Wikidata e per i progetti Wikimedia tutti, che è, ecco, che cos'è? È un sito che raccoglie una vasta serie di cataloghi, vedete qua tutto catalogs, cioè tutto catalogs ovunque, una vasta serie di cataloghi che contengono una serie di identificativi che si possono abbinare con elementi di Wikidata. Adesso mostrerò il funzionamento di Mix & Match. Mix & Match contiene, volevo mostrare il totale dei cataloghi, no, non c'è, c'è da qualche parte un totale dei cataloghi, vediamo, non me lo ricordo sinceramente, no vabbè, non c'è, però sono più di 3000, sono più di 3000 cataloghi. Ognuno di questi cataloghi contiene un certo numero di identificativi che si possono abbinare con elementi di Wikidata. Adesso io vado a cercare il catalogo della Pontificia Università della Santa Croce, che si chiama PUSC Author ID. Se voi siete su una proprietà, vedete questo catalogo, se io vado su Action, vedete che è, questo catalogo è collegato alla P5739. Se voi siete sulla P5739, e scendete nella pagina, troverete a un certo punto identificativo Mix & Match 3409, e se io entro su 3409 ho il link inverso, cioè dalla proprietà al catalogo, eccolo qua, dalla proprietà al catalogo. Questo catalogo contiene 101.054 ID, che sono tutti umani, perlomeno dovrebbero essere tutti umani, e di questi 50.997 sono stati abbinati manualmente a Wikidata, 16.857 sono stati abbinati automaticamente, 27.582 non sono stati abbinati. Le due cose in mezzo, no Wikidata è un residuo del passato che non si usa più, quindi potete ignorarlo del tutto, non applicabile a Wikidata non ci interessa particolarmente in questo momento. I tre punti importanti sono abbinati manualmente, verde, abbinati automaticamente, blu chiaro, non abbinati, blu scuro. Ok, cosa significa? Proviamo a mostrarlo. Abbinato manualmente significa che c'è stato qualcuno o un programma automatico, come può essere, vedete qua che vedete, abbinamento automatico tramite nome e data, oppure un utente, come in questo caso Magnus Manske, che ha manualmente verificato che a questo identificativo PUSC tipo Agano di Augusto Duno corrispondesse questo elemento di Wikidata. Se voi entrate nell'elemento di Wikidata, vabbè, questo non è proprio un elemento di quelli fatti meglio, quindi magari vi mostriamo, cioè per carità c'è di meglio, quindi prendiamo Giancarlo Alessio. Se noi prendiamo l'elemento di Giancarlo Alessio, ecco, questo elemento, questo è fatto direi bene, vedete che questo elemento contiene al suo interno l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce 1262, che è appunto l'identificativo che voi vedete per l'esattezza qui. Vedete, se io apro questo, è l'identificativo 1262. E quindi, cosa significa che c'è stato un abbinamento? Significa che Mix & Match sa che questa entry, cioè la entry 1262 del catalogo della Pontificia Università della Santa Croce, corrisponde all'elemento Q79106450 di Wikidata. Nel momento in cui si crea un abbinamento manuale, automaticamente nell'elemento di Wikidata viene aggiunto l'identificativo. Vedete? L'identificativo è presente nell'elemento di Wikidata perché c'è stato un abbinamento manuale. Lo scopo di Mix & Match è che ovviamente tutte le entry diventino abbinate manualmente. Qua siamo già a metà, ma abbiamo ancora una vasta serie di entità, di entry, che sono abbinate automaticamente o non abbinate. Abbinate automaticamente cosa significa? Mix & Match ha provato a fare un abbinamento, però non è certo di questo abbinamento, perché è ipotetico. È ipotetico e quindi serve che ci sia un utente che o lo conferma o lo rimuove. Facciamo un esempio con David B. Abernethy. Allora, apriamo il nostro identificativo PUSC e apriamo l'elemento di Wikidata. Apriamo l'elemento di Wikidata, qua mi dice che è uno scienziato politico. È uno scienziato politico che, scendiamo un po' nell'elemento, vediamo un po' cosa troviamo.
Stanford, datore di lavoro Stanford, ok. Troviamo un identificativo del il CNAF, troviamo anche Academic Tree, troviamo già alcuni identificativi, pochi. Manca il VIAF, vedete che manca il VIAF. Se io provo ad entrare nell'LC, vediamo un po' cosa otteniamo. Vediamo un po' cosa otteniamo. LC mi dice che ha scritto The Dynamics of Global Dominance e che ha scritto anche The Popular Dilemma of Popular Education. Perfetto. Bene. Il PUSC cosa mi dice che cos'ha il PUSC? Il PUSC ha un record e questo record è The Dynamics of Global Dominance. Quindi questa è sostanzialmente la stessa persona. Una volta che ho verificato che è la stessa persona, vado a confermare l'abbinamento e lo confermo così. Mix and Match ci pensa un attimo e mi dice che io, Epidosis, l'ho abbinato. Cosa succede quando io l'ho abbinato? Vediamo un po' cosa è successo nella cronologia di questo elemento. La cronologia mi dice che in data odierna alle 16.09 ho aggiunto l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce 143 tramite Mix and Match. Quindi l'abbinamento ha avuto successo. Se io torno qui e aggiorno la pagina, perché la devo aggiornare, ottengo la presenza dell'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce. Adesso mi chiedo, beh, ma diamine, questa persona ce l'avrà anche un identificativo VIAF. Vado a vedere nel VIAF e cerco nel VIAF David, allora cerco David B. Abernethy e ottengo, cosa ottengo? Vediamo un po'. Dunque, search, ottengo un cluster, vedete che c'è un cluster, che peraltro linka già Wikidata, tutti questi bei, tutte queste belle biblioteche nazionali concordano sul fatto che David B. Abernethy abbia scritto le Dynamics of Global Dominance, il Political Dilemma of Popular Education e altre due cose. Questo è l'identificativo VIAF, lo aggiungo. Come si fa ad aggiungere la nuova proprietà? C'è in fondo questo tastino aggiungi dichiarazione e gli dico aggiungimi il VIAF e gli dico di aggiungere il VIAF. Molto bene. E ho aggiunto anche il VIAF. Se io ricarico l'elemento vedrete che il VIAF sale in testa a tutti gli identificativi. Vedete? L'ho aggiunto in fondo, è salito in cima. Eccolo qua. E adesso per concludere, perché sono ormai praticamente alla conclusione, vi mostrerò quanto sono utili quelle cose che avete attivato attraverso il CommonJS. Siamo nell'elemento David B. Abernethy. Scendiamo sotto etichette, descrizioni e alias e vedete Mix and Match Entries for this item. Cosa significa? Queste qua sono le entry di diversi cataloghi di Mix and Match che sono state abbinate automaticamente all'elemento ma che richiedono ancora una conferma. E allora io gli devo confermare se sono loro, se l'abbinamento è corretto o non è corretto. Proviamo a vedere. Vedete che qui ho già dei dati ausiliari che sono piuttosto interessanti. Mi dice che ha scritto dei Dynamics of Global Dominance, quindi sono già in grado di dire che questo è corretto. Via, corretto. Il NUCAT mi dice che questo elemento, il NUCAT mi dice addirittura che secondo lui questo NUCAT è da associare a questo elemento di Wikidata e mi dà già il VIAF, quindi anche questo è piuttosto scontato. Il NUCAT è corretto. Entriamo in BNE e in Connor. Apriamo queste due schedine. BNE mi dice che quest'uomo ha scritto The Dynamics of Global Dominance e questi due libri soliti. Mentre il Connor mi dice che quest'uomo ha scritto The Dynamics of Global Dominance. Verificato tutto questo, posso approvare anche il Connor e BNE. E vedete che Mix and Match è contento, glieli ho abbinati tutti. Ricarico l'elemento e li vedrete comparire giù in basso. Vedete che se io scendo, vedo comparire il Connor e vedo comparire anche il resto. Molto bene. Quindi il Mix and Match gadget che avete visto corrisponde per la precisione a queste due righe di codice che hanno attivato il Mix and Match gadget, che mi permette di vedere ciò che è stato abbinato automaticamente da Mix and Match con un elemento di Wikidata esistente e di confermare o eventualmente invece rimuovere l'abbinamento. Ora io scendo nell'elemento, scendo in fondo alle dichiarazioni, scendo e arrivo qui in mezzo. Arrivo a add more identifiers from VIAF.
Questo tool, questo gadget l'ha creato Stefano, al quale sono enormemente grato. L'ha creato qualche mese fa, sta avendo grandissimo successo. Permette di estrarre dal VIAF tutti quegli identificativi che si possono estrarre. Quindi, se il cluster VIAF è fatto bene, tutti questi identificativi sono la stessa persona e li posso estrarre tutti. Ogni tanto il VIAF ha qualche problema, quindi magari meglio dare un'occhiatina al VIAF prima di estrarre tutto. Diamo un'occhiatina. Pare che sia tutto corretto, vedete che tutti questi qua rappresentano le stesse opere, quindi poi tendenzialmente David Bia Bernethy non è nemmeno un nome enormemente diffuso, quindi posso andare abbastanza sul sicuro, posso estrarre tutto. Estraiamo tutto, vedete ho messo la spunta da qui in cima, add check identifiers, e qui vedete il more identifiers in azione. More identifiers va ad aggiungere tutti questi identificativi, e in fondo mi offre già il tastino per ricaricare l'elemento. Eccolo qua, ricarico l'elemento, e l'elemento ha tutti questi identificativi aggiunti. Vediamo un piccolo esempio, abbiamo aggiunto l'ISNI, che vedete appare subito sotto il VIAF. L'ISNI mi dice, è stato aggiunto, avendo come fonte il VIAF, in particolare questo cluster del VIAF, consultato il 9 novembre. Perché questo appunto mi lascia traccia del fatto che io questi identificativi li ho aggiunti, non solo perché ritenevo corretto, ma perché pure il VIAF lo dichiarava e perché io appunto li ho estratti dal VIAF. Quindi mi resta anche traccia della mia estrazione. Questo More Identifiers corrisponde, per la precisione, giusto per mostrarlo, a queste due righe qui del mio CommonJS. Se poi io voglio vedere che cosa contiene il VIAF, lo posso fare molto facilmente passando sopra il VIAF. Se io voglio aggiungere... Voglio vedere ad esempio il VIAF che cosa contiene per un qualunque motivo, voglio vedere cosa contiene, posso farlo senza nemmeno entrarci dentro, passandoci sopra. E vedete che mi dice che questa intestazione è presente in questi diversi identificativi e ho già tutti gli identificativi, li posso vedere così. Posso copiare, posso fare quello che mi serve, bellissimo. E anche questo, diciamo, un'altra cosa che ha fatto Stefano, per il quale gli siamo sempre molto grati, è questa riga di codice qui, il VIAFJS. Anche questo appunto è un buon miglioramento alla nostra interfaccia. Ultima cosa che volevo mostrare, invece questo Quick Presets mi permette di aggiungere delle dichiarazioni che aggiungo spesso con dei click molto semplici. Ad esempio, voi vedete che queste opere il nostro personaggio le ha scritte in inglese e quindi posso dire che quest'uomo di certo parla in inglese e scrive in inglese. Questo è un modo molto veloce di aggiungere alcune dichiarazioni che voi vi trovate spesso ad aggiungere. Questa cosa qui è personalizzabile, questa è la personalizzazione che ho scelto io, ma voi potete scegliere una personalizzazione diversa se usate spesso delle proprietà diverse. Ovviamente per personalizzarlo ci vuole un pochino più di fatica, ma di fatto è anche questa una funzione molto utile. Se io poi ricarico la pagina, vedete che mi trovo aggiunte, per la precisione, trovo aggiunte qui sopra. Saliamo un attimino, trovo aggiunte, lingua di scrittura inglese, lingue parlate o scritte inglese. Questo invece, giusto per mostrare, è Quick Presets e corrisponde a queste due righe di codice. Le altre righe che non vi ho mostrato, tipo queste righe qua in mezzo, queste qua, queste quattro qui, oppure queste qua sotto, sono tutte altre cose che possono avere una qualche utilità, però diciamo, da un punto di vista di una persona che fa, diciamo, azioni di base, quello che vi ho mostrato è più che sufficiente. Di fatto, qual è il concetto fondamentale? La combinazione di Mix and Match Gadget e di More Identifiers ci ha permesso di aumentare drasticamente la completezza di questo elemento, connettendolo praticamente a mezzo internet. L'abbiamo connesso sostanzialmente a tutte le biblioteche nazionali di questo mondo che abbiano un controllo di autorità decente. E notate, lo faccio notare per inciso, che il CONOR, cioè il controllo autorità sloveno, nel VIAF non è presente. Nonostante il CONOR sia, vedete che il CONOR non c'è, non è nessuno di questi. Il CONOR, che il VIAF chiama SIMACOB, è un membro VIAF, lo vedete, ve lo mostro in pagina principale, è questo qua. Vedete, COBIS, vabbè, qua me lo mostra con un terzo nome diverso. Questo qua sarebbe il CONOR, è lui.
Il Conor è un membro VIAF, ma nel VIAF non ha mandato proprio tutto tutto, ha mandato solo alcune cose. E quindi noi riusciamo ad avere addirittura un identificativo di un membro VIAF che però questo singolo identificativo al VIAF non l'ha mandato, e quindi c'è su Wikidata e non c'è nel VIAF paradossalmente. E quindi attraverso Mix and Match Gadget e More Identifiers riusciamo ad aggiungere una grandissima completezza. Ultima cosa, su Mix and Match abbiamo visto anche che c'è un terzo tab, cioè i non abbinati, i famosi non abbinati. I non abbinati sono delle entry che Mix and Match non è riuscito ad abbinare con Wikidata. Cosa si può fare con un non abbinato? O si crea un nuovo elemento, ma non è sempre necessario. Può accadere che questo singolo catalogo abbia una forma del nome molto particolare che su Wikidata non c'è, ma non significa che su Wikidata non ci sia l'elemento. Magari l'elemento c'è, ma ha un'altra etichetta. Quindi prima di creare un elemento, sempre controllare bene se veramente quell'elemento su Wikidata non c'è, perché può accadere appunto che la forma dell'etichetta sia un pochino diversa e che quindi appunto si crea un duplicato, che poi non è un dramma perché i duplicati si uniscono facilmente, però appunto è una cosa che possibilmente si cerca di evitare. Ok, e con questo abbiamo mostrato anche Mix and Match e il modo in cui Mix and Match attraverso il Mix and Match Gadget è sostanzialmente utilizzabile anche attraverso Wikidata. Io con questo avrei finalmente concluso, lascerei la parola a Stefano e poi, o direttamente le domande poi a Stefano, forse meglio prima a Stefano e poi le domande, e interrompo la mia condivisione schermo. Grazie. Camillo, uno spettacolo, veramente, devo dire la verità. Adesso ti lascio il compito di rispondere alle domande perché mentre parlo non ce la farei. E allora a questo punto presento io quello che mi tocca dire per chiudere, ma non solo per chiudere, ma soprattutto per fare vedere quello che tu hai spiegato, ma dall'altra parte, dalla parte del catalogo di una biblioteca in questo caso. E in fondo è un po' la storia di come noi, come biblioteca, stiamo arrivando e ci stiamo affacciando al web semantico. L'interesse che tutti i colleghi che si sono collegati, anche quelli che avrebbero dovuto collegarsi, è proprio probabilmente questo, no? Quello del sottotitolo, porta il tuo catalogo nel web semantico. Allora, andiamo a vedere un record bibliografico dell'Università della Santa Croce. L'abbiamo scelto non per caso, e questo qui, dove abbiamo diversi autori, in qualche modo, ognuno di loro con la sua in relazione con quest'opera, scritta da Mauro Guerrini, collaborazione con altri, eccetera, no? E ognuno di questi ha un suo record d'autorità a cui si accede in coda tramite questa lente. Proviamo ad aprirne uno, per esempio quello di Mauro Guerrini. Vediamo nella parte MARC che vi sono in concreto una serie di 0.24, stiamo parlando di MARC 21, ma se fossimo in Unimark parlerei dello 0.12, quasi se qualcuno più esperto di me di Unimark mi smentisce faccia pure, dove si vede che c'è conservato il VIAF, l'ISNI e via via, poi spiegherò anche perché sono così tanti, via via si arriva in fondo anche fino alla Wikidata, con il link allo stesso elemento Wikidata, dove viceversa, aprendolo, possiamo trovare in fondo, notate intanto la foto, poi la rivedremo tra poco, verso il fondo troviamo l'identificatore dell'Università della Santa Croce, è lo stesso di prima. Qui perché lo trovate al primo posto invece che al posto del VIAF? Perché uno dei tanti gadget che una cosa e l'altra ho fatto con Camillo è stato quello di costruirne uno che fa l'ordinamento secondo quello che mi può servire a me. Una di queste a prossime volte magari lo facciamo vedere tra i tanti pezzi del CommonJS, ci può essere anche questo ordinatore degli identificatori che sono a volte sin troppi, e quindi io mi sono messo per forza al primo posto quello della Santa Croce, poi quello di URSS perché lo stiamo lavorando in questo momento con i colleghi, poi c'è il PIAF, eccetera. Chiudiamo
Mauro Guerrini, non abbiamo bisogno di lui in questo momento. Se lo vogliamo vedere questo record un pochino più in concreto, come diciamo una struttura, lettura marca un pochino più comoda, vediamo di nuovo gli 0,24, vediamo gli 0,46 con la data di nascita, i 3,70 che sono i luoghi, il luogo di nascita, il 3,75 che non ha un URI associato, operazione che dovremmo cercare di fare e via dicendo. Notate qui sotto un HTTPS, scusate, un Wikipedia e un ORCID. Bene, torniamo indietro al record bibliografico che stavamo guardando. Eccolo qua. E passiamo a discutere un attimo dell'Authority Box. A cosa voglio arrivare in questo caso? Voglio arrivare a fare capire come l'avere i record popolati, record autorità curati e con dati importanti, interessanti, come minimo gli identificatori di tipo WIFR, Wikidata, si può arrivare veramente lontano. Chiudo questo soffietto giusto per farvi vedere tutti i pezzi di cui è fatto e qui vedete facilmente che sono esattamente gli stessi autori, le stesse entità che sono presentate qui a sinistra. Quindi qui si lega tutta l'informazione relativa al record bibliografico e in particolare le sue entità sono descritte in qualche modo, più che descritte, sì, descritte, espanse, eccetera, da Authority Box, che è un'idea che è nata, direi, un annetto fa con i colleghi Luigi, Michele, Lucrezia, Alberto, Giampaolo, no? Che con un entusiasmo pazzesco si sono messi veramente notevolmente a lavorare anche sui record d'autorità, non solo su quelli biografici. E allora, per esempio, apriamo Roberto Delle Donne, di cui sappiamo la data di nascita, sappiamo che è italiano, sappiamo genere, sappiamo che ha 11 relazioni con i suoi autori all'interno di questo nostro catalogo, ha tre opere in questo catalogo, una nella biblioteca digitale che abbiamo, poi vi vengono offerti link esterni, workati identici, workati di network. Questo è particolarmente opinabile, la ricerca su Google Books a volte serve, ma queste cose sono opinabili. L'utente le può anche nelle impostazioni accendere e spegnere, o addirittura nella nostra istituzione, per dire, nella vostra istituzione, una cosa così magari non ci va e non ci mette. Un link permanente a questo, al record autorità, compare qui l'ORCID che abbiamo visto anche nel record di Mauro Guerrini, perché è presente nell'856. Anche questa data viene dallo 0,46 del record di Authority nostro. Altri di questi elementi invece vengono al volo, questo è interessante saperlo, perché questo soffietto viene composto da un programma scritto in Perl, come è scritto tutto a Koa, scritto dal sottoscritto, aggiunto a Koa, grazie alla visibilità di Koa, e si riflette poi l'output di questo programma all'interno della pagina web. Andiamo a vedere Carlo, che salutiamo in questo momento, che sta seguendo, è riuscito a agganciarsi e fra un po' festeggeremo il compleanno, non è più così vicino, ma insomma per dire abbiamo tante cose che parlano, dati che sono relativi a Carlo. Lo stesso giorno in cui sono Diciamo, diventato utente di lo Wikidata, di Wikipedia. faccio rivedere un attimo la foto di Carlo, perché qui dice il tooltip Source Bit Wikimedia, anche questo è un elemento, un componente di Authority Box che viene preso al volo. Anche Mauro Guerrini ha la sua foto, che è quella che abbiamo visto prima, e non solo, Mauro ha anche, non solo l'ORCID, ma anche il link Wikipedia che abbiamo visto nell'856 di questo record autorità. Dobbiamo tenere presente che se i link Wikipedia non ci fossero nell'856, anche il semplice 024 del WIAF consente di costruire il link a Wikipedia al volo. Curiosiamo la foto di Mauro, effettivamente lui è tutto tondo ed è spaventosamente ingrandibile, ma questo non è certo merito del tool di Authority Box. Come è nato Authority Box? Intanto avrete notato che ci avrete trovato diciamo così, un pochino risuonano quelle quattro funzionalità FRBR,
find, identify, select e obtain, tanto per dire, no? Per cui legare, cioè avere i record utilità ricchi porta il catalogo molto, molto più lontano, può offrire molte cose all'utenza, però ovviamente bisogna scegliere, ognuno deve scegliere quali sono i servizi che vuole far attivare grazie a questo salto avanti del record autorità. Il no? ragionamento è non solo curare il record autorità, l'entità, ma avere anche gli identificatori esterni. L'Authority Box è nato come appunto con l'idea di come si fa, come facciamo, perché il record autorità che nessuno cerca, nessuno guarda, non possono essere in qualche modo uniti alla ricerca tipo Google che qualunque autore fa in un ambito di un OPAC. Scusate che è successo qualcosa che non mi aspettavo, ho capito il salva schermo. Tutto questo racconto è finito dentro un articolo che è questo qui di James, che vedete qua, in gennaio scorso, e soprattutto qui si racconta come è stato possibile da parte nostra arricchire il pregresso di 0.24 e anche le date, eccetera, altri elementi. È interessante questo perché ovviamente uno può cominciare adesso a fare il lavoro di nel corrente, fare delle record autorità nuovi, puliti, arricchiti, eccetera, però se aggiungi il pregresso, chiaramente veramente il catalogo diventa molto più sinattico di quanto non possa essere, ci vedete quello che si fa a mano, è impossibile pensare di fare a mano quei 50.000 che Camillo ha fatto vedere attraverso Mix and Match. Si è persa la condivisione schermo, ma l'articolo racconta che abbiamo seguito un modo diverso con cui abbiamo abbreviato i tempi. Non vuol dire che sia un metodo migliore, anzi quello che io suggerisco per qualsiasi biblioteca per portare il proprio catalogo nel web semantico è proprio un Mix and Match. Stefano, la condivisione schermo si è persa, eh? Scusate, grazie. Allora, come mai si è persa? Andiamo a riprenderlo, forse per quel passaggio. Sì, credo di sì. Ecco, ci siamo. Va bene? Sì. Ottimo. Forse per via del salva schermo che è partito dall'angoletto in basso a destra che me lo fa automaticamente. Bene. Il prossimo nostro passo è aggiungere al Authority Box i link a dizionari biografici e enciclopedie con una specifica query Sparkle. Probabilmente ci si riesce. Stiamo studiando una cosa per vedere che abbia un sufficiente diciamo così, numero di risposte, no? Però fa capire questo di quanto sia possibile andare lontano, non solo verso altre fonti bibliografiche, ma anche addirittura ad altre fonti, tanto meno, non solo non biografiche, ma neanche tanto meno via. E abbiamo aggiunto, appunto, abbiamo detto anche date che a mio parere sono importantissime quando si fanno i record autorità, perché pongono quell'autore in particolare, noi stiamo ragionando sempre in termini di personal names, no? Nel suo ambito culturale, nella sua collocazione storica, sappiamo che non è solo, è già tanto per l'identificazione, aiuta tantissimo il ricercatore, no? Il nostro utente, ma in più aiuta anche l'identificazione. È deplorevole che vi siano autori viventi di cui nel curriculum vitae non si riesce a vedere l'anno di nascita. Questo non va bene, non aiuta il nostro lavoro, ma soprattutto che ce ne facciamo di nome e cognome, senza offesa, di una persona poco famosa che non finisce che difficilmente finisce nella Biblioteca Nazionale, che in questo modo non finisce quindi nel VIAF, eccetera, senza l'anno di nascita. È importante che ci sia. Quindi chiediamo le date di nascita almeno ai nostri autori che conosciamo, nelle nostre biblioteche, in modo tale da completare almeno in quello il nostro record autorità. Non pochi dei dati che abbiamo, dei record autorità che abbiamo completato, fatto così, sono diventati RDA compliant, cioè noi come Urbe, come Consorzio Urbe e Università della Santa Croce siamo impegnati, non tanto, vorrei
ma quanto con R due anni. E quindi stiamo facendo un passaggio fortemente deciso, molto deciso verso RDA, anche tramite tutto quello che avviene da Wikidata dopo questi agganci. Per cercare di concludere, direi che anzitutto che questo Authority Box è un esempio di utilizzo finale, ma che ogni museo, archivio, biblioteca voglia usare, mettere i propri dati nel web semantico, poi potrà sviluppare, no? E cosa conviene fare con i nostri dati già adesso? Mix and match, abbiamo detto, però noi dobbiamo pensare che abbiamo i famosi, le famose 5 stelle suggerite da Tim Berners-Lee, che ormai sono 20 anni che esiste il web semantico, in modo o nell'altro, quindi diamoci da fare. Partiamo dalla terza stella, cioè cerchiamo di pubblicare i nostri dati in un formato che non sia proprietario, e qui ci suggerisce, nel caso dei record biografici, cosa viene in mente? MARC o MARC XML, direi. Cerchiamo di vincere il problema del timore che non abbiano sufficiente qualità, perché ovviamente se succede questo vuol dire che non li pubblicheremo mai. Invece, grazie anche al lavoro che fa Wikidata, si vengono a scoprire tutti i problemini, gli autori li ha scritti due volte all'interno di un catalogo, sono dispiacere da un lato, ma dall'altra parte sono difficilissimi da scoprire e Wikidata ti aiuta a fare. Può servire chiedere una proprietà dei nostri dati in Wikidata, e che si ottiene in poco tempo, Camillo non mi pare che l'abbia spiegato, ma ovviamente si possono trovare le informazioni, possiamo darle anche noi, e dopo qualche giorno ci viene fornita e cominciamo a popolarla, no? Ci aiuteranno anche gli sconosciuti, questo è molto interessante, cioè noi possiamo fare del lavoro su mix and match anche su dati che non sono nostri, sono altrui e viceversa. Poi dobbiamo anche sperare di avere un ILS che sia orientato al web semantico, in questo momento praticamente non esistono, cioè c'è poco in questo senso, c'è poco anche di RDA o di RECAT, e quindi dobbiamo spingere, i colleghi della Vaticana che mi stanno sentendo devono sapere che questo è un punto in cui, chiedere ai fornitori di software questa sviluppo, perché noi dobbiamo in fondo sapere la logica che c'è, ma poi essere concentrati il nostro lavoro sulla catalogazione e non sui concetti del semantico. Non mi devo ricordare qual è la P di una proprietà di Wikidata, perché se no a memoria, se no poi la parte che faccio a voi, no? Oppure quali siano gli URI di un disegnatore di relazione. E devo semplicemente vedere l'etichetta nella mia lingua. Concludo dicendo che con Wikidata a me è successo di vedere la stessa logica con cui mi si è aperta una prospettiva interessantissima con Koa. Cioè con Koa è cominciato la mia storia con l'open source. Con Wikidata invece si sono aperti i dati, e per me veramente si è aperta la collaborazione, la cooperazione nei dati, che veramente mi pare molto interessante, no? Anche perché le biblioteche hanno questa tendenza alla cooperazione, e questa cooperazione nella catalogazione adesso diventa praticamente immediata, no? con i dati. L'OPA che ci aveva portato virtualmente a parlare di biblioteca senza mura, adesso però direi che si gira la cosa, perché la biblioteca senza mura, l'utente che veniva a leggere il catalogo, adesso invece sono i nostri dati che escono fuori dal web semantico, no? E secondo me questa sì che è biblioteca senza mura. E ci si finisce per catalogare non più rispetto al proprio ambiente, questa è una cosa che mi piace dire spesso, ma rispetto al mondo. Se ci riuscite, guardate una vecchia vignetta che ho fatto, che è del 2014, sono 6 anni fa, in cui Snoopy dice che vuole smettere di catalogare e cominciare a catalegare. È molto carina, fa capire appunto il concetto che
si sta passando da catalogazione a metadatazione. Questo l'ha fatto capire molto bene Mauro Guerrieri in uno dei suoi ultimi, forse una nuova edizione di un libro che ho notato, mi sfugge come si intitola, ma che è una sorta di vademecum per chi sta studiando la catalogazione. E catalogare fa capire alla fin fine che noi dobbiamo o legare, che sarà l'operazione che faremo più spesso, o creare ciò che non possiamo legare, perché vuol dire che non esiste ancora. Direi che ci possiamo fermare, forse l'indicato ci fa voltare pagina in questo senso, la volto anch'io, stacco la condivisione e passiamo a eventuali domande se ce ne sono.